po' il miracolo di Papa Francesco, un Papa che ci sentiamo, credo, veramente vicino. Quindi l'ho accolta e sposata subito con grande entusiasmo questa serata e immagino che possiate condividere questo nostro sentimento. Cedo la parola a Carmelina Rotondo e a tutti gli intervenuti poi che piano piano faranno il loro intervento. Grazie. Io prima di tutto vorrei ringraziare voi che sempre mi seguite con il vostro calore, la vostra amicizia e Benedetta che naturalmente è stata il motore di tutto. Tutto questo non sarebbe potuto avvenire se non c'era Benedetta Alfandrini. Quindi un ringraziamento, pregherei di fare anche un bel applauso a Benedetta. E diciamo, il nostro incontro è un incontro soprattutto di dialogo e la vostra presenza mi conferma di quell'affetto che tutti noi, se tutti noi siamo qua, è perché abbiamo un grande affetto, tutti indistintamente per Papa Francesco. E questa testimonianza viene proprio alla fine di una giornata importante, voluto o non voluto, il caso ha voluto che stasera, diciamo, fosse la conclusione della giornata europea. Voi sapete benissimo che oggi è venuto Renzi, è presente il presidente Napolitano e noi rendiamo questo omaggio a Papa Francesco, quindi ancora più valore a questa serata che è diventata, diciamo così, importante. E io posso dire due mie testimonianze su Papa Francesco. Seguiva la televisione le varie fasi delle elezioni e quando è stato detto il nome di Francesco io ho avuto come una gioia nel cuore, una gioia immediata. Perché? Perché io ho vissuto a Perugia 11 anni e frequentando Assisi tutte le domeniche, quindi avendo un amore straripante per San Francesco. E l'altro caso personale, perché poi invito anche voi a parlare del vostro personale, del vostro rapporto con il Papa, è stata una mia amica che lavora alla Biblioteca Nazionale di Roma. La Biblioteca Nazionale di Roma, quando si è ritirato il Papa, hanno fatto una specie di riunione di dirigenti per discutere su questa, loro stanno a Roma per discutere su questo fatto. E molti dicevano, beh, avrà fatto bene, avrà fatto male, e uno degli intervenuti ha detto, ma dobbiamo credere allo Spirito Santo. E cioè, se crediamo dobbiamo credere che veramente questo Papa è il Papa giusto al momento giusto, il suo comportamento veramente di uomo comune è proprio un motivo della sua grandezza. E stasera abbiamo la fortuna di avere Roberto Alborghetti. Roberto Alborghetti ha scritto proprio un libro, la biografia, la prima grande biografia su Papa Francesco. Quindi abbiamo questa fortuna e ognuno di noi potrà rivolgere a Roberto le domande che più diciamo desidera, che magari ha tenuto nel cuore e che vuole esprimere. Accanto a me c'è un grande giornalista che è Andrea Fagioli, direttore di Toscana Oggi. Nell'appunto siamo tutti giornalisti pericolosi, ho detto, perché? Perché noi guardiamo avanti notizie belle e buone. Quindi in questa società noi ci siamo presi questo impegno. E Andrea Fagioli veramente con il suo giornale Toscana Oggi, devo dire la verità, è il giornale delle notizie belle, delle notizie diciamo buone. È presente con noi, direttore, io ne sono onorata anche con lui, una grande amicizia che risale quanti anni fa, non lo diciamo che ormai sono passati tantissimi, e darei la parola ad Andrea Fagioli. Grazie. Il grande parla con il testo, parla con le immagini, veramente
all'Eco di Bergamo. L'Eco di Bergamo, secondo me, è uno dei giornali migliori che esistono in Italia. Forse non è da tutti è conosciuto, ma è uno dei quotidiani cattolici, uno dei due quotidiani cattolici locali, perché a parte Avvenire, il quotidiano nazionale, poi esiste l'Eco di Bergamo, che ha una storia lunghissima, se non sbaglio, poi correggimi, mi sembra nato nel 1880, e poi dopo è nato in anni di 200 il Cittadino. Io credo che per l'editoria cattolica l'Eco di Bergamo sia veramente motivo di orgoglio. Fra l'altro poi... Fra l'altro credo che 50 anni dal mitico Massimo Spada, da quale ho capito che poi sono di sé formato proprio con lui. Quindi questo come giornalista del giornale cattolico fa molto piacere. Questa era la premessa. L'altra premessa è che io penso che dal punto di vista della storia della Chiesa stiamo vivendo degli eventi storici forse senza precedenti. Riassumibili, io penso, nella domenica dei quattro papi, cioè due canonizzazioni, due papi insieme, celebrate da due papi, Papa Francesco e Papa Benedetto, Papa Emerito. Ecco, forse non pensiamo più di tanto a questo fatto, stiamo vivendo degli eventi di portata davvero storica in questo senso. Veniamo a Bergoglio. Bergoglio, quando è stato annunciato, forse non ha sortito lo stesso effetto che sortivo i Divari, onestamente nessuno la conosceva, soltanto Don Vespa che si è portato per anni, perché lo aveva intervistato pochi giorni prima come arcivescovo di Cracovia. Però Bergoglio il nome circolava, quindi si sapeva che già nel precedente conclave era stato uno di quelli che in qualche modo aveva ottenuto consensi. Però quando poi non erano tutti pronti a sapere chi fosse, e poi la scelta stessa del nome ovviamente ha portato qualcosa di ulteriormente sorprendente, quindi il nome di Francesco, che mi sembra giustamente meglio sottolineato anche qui anche nella introduzione del Cardinal Rettore, questo fatto, questa grande novità, nessun Papa finora si era chiamato Francesco. E poi mi sembra che anche il libro che ripercorre tutte queste dalla buonasera iniziale, che ha un po', come dire, rotto subito le distanze, è stato un momento molto particolare, con molta semplicità, ha già dato l'idea di quello che sarebbe stato Papa Francesco. E fra l'altro avendo vissuto la prima grande immagine, che è quella della Cappella Sistina, tra l'altro uno dei primi segni che il Papa ha dato è stato quello dal punto di vista liturgico, quando probabilmente nella messa, nella Cappella Sistina, la prima messa, praticamente ha tenuto l'omelia dal lambone e quindi ha già in qualche modo dimostrato quale sarebbe stato il suo intento, che sarebbero stati ulteriori segni del suo pontificato. E qui c'è questa bellissima immagine, questa prima inquadratura della Cappella Sistina, tra l'altro vedendo il Papa che prega all'altare con dietro il giudizio universale, che ha in mente che il Cardinal Vettori qualche tempo fa raccontava, Vettori non è molto propenso a raccontare cose sue e personali, però raccontava che effettivamente quando vanno a deporre una scheda e sotto a questo giudizio un po' di timore insomma di prende, quindi bella che infatti si guarda in questa mia immagine proprio dalla Cappella Sistina. E da lì è questo discorso di questo Papa, segni e insegnamenti che mi sembra che nel libro vengano ripercorsi, e questa è un po' la caratteristica, veramente segni di novità e anche insegnamenti di novità nella semplicità, il discorso delle omelie con le tre parole basta, insomma, la brevità, perché anche questa è una cosa importante. E poi il concetto iniziale che è stato espresso proprio nell'incontro con i giornalisti della Chiesa povera per i poveri, che poi lo ha dimostrato con i fatti, qui si documenta ad esempio anche il primo viaggio apostolico, è stato quello a Lampedusa, insomma non è indifferente che abbia deciso di fare una prima uscita non dal Vaticano, quindi era uscito subito immediatamente per andare in Sambaglia in Santa Maria Maggiore, ma però la prima uscita fuori, diciamo, dai confini di Dio, questa è quella
a Lampedusa, e qui è documentata in quella bella immagine con quel lampone costruito con i resti della barca. Sempre in questa scia, arrivando a tempi più recenti, il discorso dei cardinali, a parte le nomine dei cardinali che sono state anche quelle a sorpresa, diciamo la verità, insomma, qualche cardinale che si ipotizzava fosse creato, in realtà non è stato così, ha creato altri cardinali, tra cui un fiorentino di origine, lo possiamo ricordare qui con un certo orgoglio, Monsignor Gualtiero Valsedi, anche se di nascita non è proprio originario di Occidente di Firenze, però ovviamente dal punto di vista della Chiesa, questa è la Chiesa di Monsignor Valsedi. E poi anche il discorso che il cardinale ha fatto, non è che entrate in una notte, poi si potrebbe parlare delle interviste, questo nuovo modo di comunicare per arrivare all'uso dell'auto all'utilitaria. Ecco, tutte queste cose che noi abbiamo presente di Papa Francesco, ci sono tantissime altre, ovviamente vado adesso un po' così per semplificazione. Ecco, come dire, al Borghetto tutto questo che è l'attuale Papa Francesco ci prepara, ci porta, ci accompagna e ci fa vedere quelle che sono di fatto le radici di Papa Francesco. Mi sembra che la parte consistente del volume, anche se poi è chiusa da foto che riguardano l'attualità, quindi fino all'ultimo momento prima che il libro fosse stampato, tra l'altro ho anche ricordato che di fatto è uscito molto presto, perché è un libro uscito alla fine dello scorso anno, dicembre, quindi siamo, insomma, i primi mesi da marzo a dicembre, e quindi è un qualcosa che è arrivato veramente, veramente molto presto con questa, come dire, con questa documentazione, quindi veramente è un libro che sembra, come dire, aggiornato proprio ora, di una completezza unica. Ci racconta quindi anche i primi 76 anni di questo Papa, quelli passati soprattutto in Argentina, anche con anche gli anni infantili, c'è una bellissima immagine, si vede all'inizio della seconda parte di lui per l'olio bambino, poi c'è tutta la storia della vocazione, della zona, è veramente interessante da questo punto di vista, e c'è anche per l'olio italiano, perché in fondo ci sono anche riferimenti a questa sua lontana origine italiana. C'è un aneddoto sul modo con cui mi sembra accoglieva gli italiani che li incontravano. Ma questo magari ce lo racconta direttamente Roberto. Niente, quindi mi sembra veramente un bellissimo libro, estremamente documentato, anche perché sono stati tanti documenti che tu hai potuto vedere, analizzare, addirittura, se non ho capito male, è anche cresciuto dal punto di vista delle pagine, questo volume doveva essere di un tot battute, se non ricordo male, 300.000, si è tagliato a 50.000 le foto, non so più quante sono veramente, veramente tante. Io direi che per conoscere in questo momento un Papa per noi, effettivamente credo sia un libro fondamentale, soprattutto a questa bellezza delle immagini, quindi è veramente un libro da leggere, da studiare, un libro che parla con la parola, parla con le immagini, veramente io ve lo consiglio, non è uno spot, ma è la verità. Grazie.